Continua il nostro viaggio in giro per l'Italia e non solo, con i nostri amici concittadini lontano da casa. L'emergenza coronavirus si sta evolvendo in questi giorni in maniera sempre più importante, ma un messaggio di affetto e di speranza in questo momento delicato non può far che bene. Questa volta abbiamo deciso di dar voce a Rocco, che vive a Torino, e siamo andati oltre Manica, e più precisamente a Leeds, in Inghilterra, da Enzo, a farci raccontare come stanno vivendo questo periodo. Io sono uno di quelli che ha deciso di restare qui, ma non nego che nel momento in cui è stata dichiarata inizialmente zona rossa solo la Lombardia, sono uno di quelli che ha valutato il rientro a casa, perché il panico fa dei brutti scherzi. Poi, valutando con calma, ho deciso di restare qui, ma fondamentalmente perché non si vuole danneggiare nessuno in questo momento, né la propria famiglia né la propria terra. E il miglior modo per proteggere chiunque è stare il più fermi e saldi possibili nella propria posizione, mantenere la posizione. E mi auguro che finisca presto questa pandemia in modo da tornare a casa e riabbracciare un po' tutti. Vi mando un abbraccio virtuale a distanza. Ciao. Ciao ragazzi, mi chiamo Enzo e vivo a Leeds in Inghilterra, nella West Yorkshire, al nord della terra d'Albione, quasi vicino a Manchester e quasi ai confini con la Scozia. Il mio primo pensiero in questo momento va sicuramente ai miei familiari, ai miei parenti e ai miei più cari amici, per quello che stanno vivendo in questo momento e per quello che stiamo cominciando a vivere noi in questo momento qui in Inghilterra, visto e considerato che il virus e tutto il suo fenomeno sono diventati molto più grandi di quelli che ovviamente poi il governo inglese ci si aspettava. Spero che tutta questa situazione finisca al più presto perché comunque non si può più andare avanti così, non si può assolutamente più andare avanti. E spero che voi in Italia, così come in tutto il mondo, riuscirete a oltrepassare e a sconfiggere questo virus. Vi saluto tutti, Forza Italia, non molliamo mai ragazzi.